La comunità di Jaffa è stata contenta di sentirti parlare, Pietro. Pietro? Ho sentito bene. Tu sei Simone, detto Pietro, l'apostolo di Gesù. Io mi chiamo Cornelio e non puoi immaginare quanto sia felice di conoscerti. Ti prego, entra nella mia casa. Non puoi. Quell'uomo è un pagano. È una casa romana e quindi è una casa impura. Tu conoscevi bene Gesù, eri al suo fianco. Ha colpito anche me. E ora credo in lui, nella sua resurrezione. E tu sei Mattia. Una volta ti ho sentito parlare di Gesù qui alla gente di Jaffa. T'ho ascoltato da lontano. Sei proprio tu che mi hai convinto. Io parlavo alla mia gente, ai miei simili, agli ebrei. Lo so, io non sono ebreo. Proprio per questo non posso frequentare le vostre case. E tantomeno partecipare ai vostri pasti. Ma vorrei ascoltare da te la parola di Gesù, Pietro. Mi piacerebbe tanto. Mi dispiace, ma a noi ebrei non è permesso entrare nelle case dei pagani. Lo impone la legge di Mosè. Pietro. Pietro. Non chiamare più impuro ciò che Dio ha purificato. Pietro! Pietro! Cornelio, aspetta. Vuoi ancora che entri in casa tua? Certo che lo voglio, con tutto il cuore. Pietro! Ti prego, non farlo. Dio non fa preferenze fra le persone. Chi lo ama e pratica la giustizia è a lui gradito, a qualunque popolo appartenga. Pietro! Sia lodato il Signore. Ho un figlio in Britannia a prestare servizio nelle legioni. Vieni, ti presento la mia famiglia. Ecco, questa è mia moglie Lavinia. Queste sono le mie figlie. Lei è Flavia. E lei è Marzia. Io sono Pietro, servo di Dio. Pietro. Le leggi dei nostri padri ci vietano di entrare nelle case di chi non è ebreo. E tu, Pietro, quelle leggi le conosci meglio di tutti noi. Lo so, eppure... Eppure hai battezzato Cornelio. E la sua famiglia, spiegaci perché. Fratelli, Gesù ha effuso lo Spirito Santo su Cornelio e sulla sua famiglia. Come ha fatto con noi. È successo davanti ai miei occhi.